Benvenuti in questo nuovo video. Allora, lo comincio tardi, perciò sicuramente questo video sarà di 2 giorni, quindi anche domani, dove vi spiegherò anche un po' quello che è successo, quello che mi è successo. Vabbè, intanto vi faccio vedere cosa ho preparato per cena stasera. Qui ho fatto un ragù, diciamo, bianco. C'è la carne tritata, i piselli e poi ho fatto una crema di cannellini frullando 2 scatole di cannellini di quelle lì barattolose, di queste insomma, questi qui, con mezzo bicchiere di latte e poi l'ho aggiunto e questo qui è il risultato con cui andremo a condire la pasta. Ho aggiunto anche un po' di cipolla in granuli prima di mettere il composto di cannellini e un pochettino di salvia. E niente, qui invece ci sono le acque che bollono. Quindi adesso noi andiamo a mangiare e penso che dopo questa clip ci vedremo già domani. Allora, oggi è il 14. Momento che vado a vedere. Momento, momento. Ecco Pia che si mangia la È mela. buona la mela, Pia? Mangiato un pezzettino. È la sua prima volta che se la mangia. Che brava che se la mozzica. Senti i rumori. Mi raccomando, non ti strozzare, però. Buona? Che carina. È buona, vero? Molto, mi sa. Sei bravissima, brava. La musica. Dai, continua a guardarti Pia, il telefono, Giada. allora, che fai? Tieni a mangiare la Non so, mela? aspetta, io forse viene da dentro. Magari se non ti mangi più la mela. È buona? Ancora, ancora. L'amore, Apri. la smetti? Poi vi fate male, basta? Pia! Non lo legano di qua. Gliela facciamo vedere com'è diventata la tua mela? Non è molto d'accordo. Aspetta. Cioè, sembra morsicata tutta da un topolino, no? Nebbia, Io è vado a buona vedere la se mi mela? spingi con il Ti coppino piace se la no, mi mela, amore? scappo. Sì? Stai Brava! che devo andare a vedere perché non mi devi fare niente me. Ora Devi essere vi faccio vedere com'è diventata la mela. Ma se ne è mangiata un sacco, Guarda chi è eh? questa bambina. Sì, no, il kiwi no. Vedete che sembra che l'ha morsicata un topo. Vediamo, ve lo faccio vedere vicino al bicchiere. Comunque si vedeva com'era prima e com'è adesso. Io non so. Ha voluto la mela, gliel'ho data. L'unica cosa gliel'ho sbucciata dalla buccia perché era un po' Guarda che vecchiotta. preziosa. E poi comunque così è più facile. E infatti, guardate Mamma, vuoi quanta ne ho prendere? mangiata. Vabbè, adesso io e Giorgia sparecchiamo, così scarichiamo la lavastoviglie, la ricarichiamo e poi andiamo tutti quanti a dormire. E boom. Ci vediamo domani.
giornata. Dunque, praticamente adesso Gabriele sta facendo la video lezione. Io, visto che non potevo guardare il telefono, mi sono provata a fare le unghie col gel, che solamente i due pollici, uno e due, e basta, solo questi, in due modi differenti per provarlo, per vedere com'era, ma non so, ci va un sacco di manualità, però è sicuramente meglio dell'unghia finta, perché così è sulla mia unghia e praticamente non mi dà fastidio e riesco a fare i lavori bene. Ho fatto solo queste due perché sono le uniche due che erano un po' più lunghe, quindi ci ho messo sopra il gel per vedere, tanto per fare delle prove, sono le più facili perché il mignolo è veramente piccolissimo e boh. Poi volevo appunto raccontarvi di quello che è successo in pratica, come avete visto dall'ultima clip dell'altro video. Praticamente già al mattino mi dava fastidio mentre mettevo a posto la sala, che non ve l'ho fatta poi vedere, qualcosa avevo fatto. Poi abbiamo mangiato, portato su Pia a dormire, praticamente ha iniziato a gonfiarsi, mi lacrimava, e non riuscivo a vedere niente, non riuscivo a tenere aperto questo perché mi dava fastidio la luce e questo perché vedeva la luce e la rifletteva all'altra, perché c'è tutta una storia dietro. Io da quest'occhio, dal sinistro, non ci vedo. Ecco, c'era un pelo. E magari poi vi racconterò questa storia in un altro video. Comunque, praticamente non ci vedo. Eppure la luce, così che mi dava fastidio, la vedevo benissimo. Era l'unica cosa che vedevo, era quella. E quindi è stato, cioè, bruttissimo, perché praticamente ho passato un giorno e mezzo cieca perché non riuscivo a tenere gli occhi aperti e riuscivo a stare solamente al buio. Sabrina, che mi ha sgridato, mi ha detto: "No, mamma, imponiti di tenere un po' gli occhi aperti, visto che sei al buio". Infatti ho vissuto un giorno e mezzo in camera al buio. E i bambini un'altra volta hanno dimostrato che se non certe volte io mi arrabbio e loro si comportano male, cioè si comportano poi alla fine da bambini e da ragazzini, quindi stanno magari attaccati tanto al cellulare o magari più che altro quello, insomma, chi ce l'ha. È stato comunque nel momento del bisogno, mi sono stati vicini, Manuel e Giorgia, mi sono resa conto questa volta che sono proprio cresciuti tanto, perché hanno preparato da mangiare loro. Io non ci vedevo come faccio a preparare dopo fuoco alla casa. Quindi praticamente preparavano da mangiare loro e c'era poi, cioè, giusto il senso, tipo magari preparare il sugo, mettere sulla pentola dell'acqua. Poi comunque arrivava Maurizio, quindi poi scolava lui, cioè le cose pericolose le faceva lui. A pranzo è stato un casino perché comunque io non ci vedevo e quindi hanno dovuto fare loro. Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato anche questa cosa. Il dottore ha detto che era congiuntivite. Io obiettivamente non lo so, intanto perché non sono un dottore, secondo perché non avevo lo spurgo che ha di solito la congiuntivite, ma solamente lacrimazione, fastidio alla luce. E quindi è gonfio, e io e la mamma pensavamo fosse magari un colpo d'aria. Comunque il dottore mi ha dato delle gocce, io me ne sono messe e mi è passato. E adesso diciamo che devo stare sempre attenta un pochettino a dove guardo e a quello che faccio, però va molto meglio. Devo metterle per una settimana al mattino cioè 3 volte al giorno. Da sola è un pochettino difficile. Stamattina ancora le devo mettere e comunque niente, basta. Cioè, questo qui è quello che è successo. Mi sono presa qualche giorno in più appunto perché comunque per editare il video sto tanto tempo al telefono, non usando il computer perché proprio non mi ci trovo assolutamente, e poi perché comunque serve ai bambini per la scuola. E quindi niente, a parte questo, diciamo che, cioè, va bene, nel senso, adesso, no?
Quindi diciamo che hanno fatto molto mentre io ero, diciamo così, in convalescenza, però comunque sono sempre dei bambini, quindi devo dare una botta io. Adesso devo mettere in ordine quella roba che c'era ancora sulla scala quando ho messo a posto il pianerottolo, quindi tanto che Gabriele di là fa la video lezione in cucina non posso fare nulla in sala. Devo mettermi a stirare, c'è tanta di quella roba da stirare, che la metà basta. Però appunto facendo anche il cambio di stagione, tanta la piego solo e la porto giù. Quindi adesso metto a posto qui, che sono sulla scala appunto, e poi invece nei giorni a seguire, a parte domani, perché è il compleanno di Giorgia, quindi a parte piccoli lavoretti. Comunque la torta, e ho in mente una torta buonissima che in teoria non è una torta di compleanno, però siccome la volevo fare per Pasqua, ma visto quello che è successo non l'ho potuta fare, la farò per il suo compleanno perché è una torta che ci piace tantissimo e niente, quindi farò quella. Andrebbe fatta il giorno prima per mangiare il giorno dopo, io cercherò di... Non ce la faccio a farla oggi, anche perché poi non puoi riaprire il frigo per un giorno. Quindi la faccio domani mattina, ma poi tanto la mangiamo domani sera. Quindi domani mattina mi devo alzare presto e devo riuscire a concluderla assolutamente prima di mezzogiorno, in modo che comunque ha tempo di riposare almeno fino a sera, che poi dopo cena. Basta. Sabato vi porterò con me che andiamo a fare la spesa, quindi sicuramente ci sarà uno svuoto alla spesa. Ho avuto delle richieste Che particolari. mi ha chiesto Venusia Cuoco è praticamente di mettere i prezzi negli svuoti alla spesa. Quindi io la faremo insieme sabato. Vi porto con me come sempre, vediamo se riusciamo a filmare qualcosa dentro mentre faccio la spesa. E poi quando arrivo a casa che faccio lo svuoto alla spesa, cercherò di farlo in un modo più non lento, però un pochettino meno sbrigativo, in modo poi da riuscire a mettere per bene i prezzi sui prodotti, perché comunque c'è vicino ai prodotti, in modo che quando vedete il prodotto vedrete anche il prezzo che io l'ho pagato, e perché me li ricordo, però siccome tante volte le cose sono in offerta, quindi magari non mi ricordo se è in offerta o no. Con lo scontrino alla mano e il video vi metterò se era in offerta e quanto costa in offerta. E infatti dovrò segnarmi le cose man mano che le prendo, quindi sarà una spesa, cioè devo farmi già una tabella in modo che posso già scrivere, cioè faccio veloce mentre faccio la spesa. Anche stamattina Giorgia ha fatto il compito di tecnica, ha fatto l'uovo, è stata veramente molto brava, ma d'altronde lei arriva sempre dopo, quindi per prima c'è stato Manuel e non sembra, ma ha sentito quello che diceva Manuel e ne ha fatto tesoro, quindi è riuscita a farlo veramente bene. Di Manuel non vi ho ancora fatto vedere l'arcobaleno con la scritta. Se me lo ricordo, vi metto la foto qui. È venuto veramente bellissimo. E poi ha fatto anche il cubo, quello lì l'ha fatto completamente da sole. Diciamo che è venuto lì. E vi lascio la foto sempre qui anche di quello. E niente, quindi adesso vado a fare questi lavori, se no non faccio più niente. Poi ho Banale fare come le brioche senza glutine alla ricotta per Gabriele. Io vi assicuro che quelle brioche sono uno spettacolo. Quindi oggi pomeriggio cuciniamo. Adesso invece io vado a pulire. Non vi faccio vedere perché comunque c'è casino e direi che neanche l'ordine un altro frutta e verdura. Perché appunto volevo vedere se magari la roba costa di meno, comunque volevo vedere come me la portava.
Devo dire che col primo mi sono trovata bene, comunque la roba era bella, ho potuto pagare con la PostePay quando me l'ha portata, quindi ottimo. Comunque poi vi farò un video dedicato su come mi sono trovata io con questi tre frutta e verdura, faremo le nostre considerazioni, come si dice? Non mi viene la parola. E guarderemo le differenze, e faremo un confronto e quindi vediamo, ne troviamo con uno con l'altro e qui ordinerò le stesse cose. Allora, ecco, sono pronta per preparare le brioche senza glutine di Gabriele e per farle ci serviranno 250 g di farina. Io ho usato questa, cioè sto usando questa, non l'ho ancora usata. Qui della Caputo, Fiore Glut, semi lavorato per prodotti da forno. Poi ci vanno 130 g di zucchero, un uovo, una bustina di lievito, 250 g di ricotta e la scorza di un limone grattugiata. Quindi partiamo subito a preparare queste buonissime brioche. Allora, uniamo tutti gli ingredienti nella ciotola e poi andiamo ad impastare, prima qui con una forchetta e poi sulla spianatoia. Allora, adesso che è così, vedete che è bella morbida, un panetto liscio, così lo andiamo a stendere con un po' di farina sotto, un po' di più di quella che ho io, perché sennò si appiccica, ve lo assicuro, e lo andiamo a stendere rotondo. Quindi cerchiamo di mantenere la forma rotonda e adesso con un mattarello lo andiamo a stendere in modo che sia alto 1 cm. Allora, ecco, come vedete, adesso è steso, cerco di farvelo vedere. Deve essere più o meno così. Qui si è rotto perché purtroppo ci sono dei cristalli di zucchero. Vabbè. Adesso cosa andiamo a fare? Tagliamo in 8 il nostro cerchio, che non è proprio un cerchio il mio, ma vabbè. E quindi facciamo gli spicchi come nella pasta sfoglia rotonda per fare le brioche, dei triangoli. Allora, a questo punto scegliamo cosa ci vogliamo mettere dentro. Io metterò questa marmellata di limoni che avevo preso al Lidl che è senza glutine e questa qui di arance sempre che è senza glutine se lo mette a fuoco, ok, ce n'è poca quindi ci farò una brioche sola, ma prima mi vado a lavare le mani. Allora andiamo a fare queste brioche. Hai detto che ne riuscivi a far solo una. Mamma, poi quando vai. Sì, ma secondo me è troppo. Mamma, poi quando vai a fare la spesa, vuoi prendere la pasta sfoglia? Sì, Giorgia. Perché gli piace troppo fare i dolci. Mamma. Giavrino. Come dovrei fare? Se aspetti lo faccio, ma poi Ok. prendete dalla parte più grande. Te l'ho detto che era troppo. Questa marmellata. Riusciamo a farne due con quella bianca.
Ok. Anche se... Adesso la andiamo a piegare così. Chiudiamo un po' qui e qui dai lati, in modo che non esce ripieno. E arrotoliamo. Ecco perché a me esce sempre. Ma la mamma come vengono bene in confronto a me. Benissimo. Ed ecco la prima. Voi non la vedete perché... Ok, eccola lì la prima. E adesso andiamo avanti con la seconda. Pia, Pia, ti fai male. Non ti sporgere. Pia! È da prima che si mette in piedi da sola. Hai imparato? Ma... Che birbante questa Pia. Ok. Già da bassa? Te l'hai blu. Guarda che bello. Ma che voglio fare? Aiuta. Hai smesso di registrare? No. Aia, mi sono fatta male. Volevo ancora spiegare. Mamma, Pia, però la... La marmellata di limone non è che dà tanto un senso, vuoi che ti dico perché secondo me? Perché impasto di limone... Ma stai in piedi! Mamma, in piedi di nuovo tu! E guarda qui, una è più grande e l'altra è più... Quindi, queste qua le ho fatte di limone, andiamo avanti così, le chiudiamo tutte quante e le mettiamo sulla teglia ricoperta di carta da forno. E intanto accendiamo anche il forno a 170 gradi. Per? Cosa per? Quando le faccio cuocere, lo dico, per cosa? Quindi ci vediamo tra un pochino quando adesso le ho finite. Le spennelliamo con un pochettino di latte in superficie e poi le inforniamo nel forno caldo per 20 minuti. Qui sono pronte, così è come sono dopo 20 minuti di cottura. Si possono anche far raffreddare e poi spolverizzare di zucchero a velo. Io in genere le lascio così, poi se Massimo Gabriele non vuole prima di mangiarla ce lo spolvera e basta. Adesso Giorgio invece preparerà la merendina per noi. One, two!